e benvenuti in questa seconda giornata di webinar organizzato dall'Associazione Mercurio. Il tema che affronteremo oggi è 1, 2, 3 STEM o STEAM, rendere le discipline scientifico-tecnologiche accessibili a tutti. Durante questo incontro tratteremo dell'importanza che riveste la formazione scientifico-matematica tecnologica, ma anche artistico-creativa, nell'educazione delle nuove generazioni e di come essa dovrebbe essere resa accessibile a tutti, anche alle categorie più svantaggiate. Per farlo parleremo con Lorella Carimali, docente di matematica e fisica al Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, candidata al Global Teacher Prize, il premio Nobel per l'insegnamento, nominata dalla Varche Foundation ambasciatrice del suo modello didattico nel mondo e autrice dei libri L'equazione della libertà, nella matematica c'è la chiave della rinascita e la radice quadrata della vita. Ne discuteremo anche con Birnur Yavuz, ingegnere e presidente e fondatrice di 1GA Italia, Allegra Lavazza, volontaria di YGA Italy e responsabile del progetto As Twin We Grow. Allora, vorrei partire da un'analisi dei dati che abbiamo riguardo alle STEM, dove emerge che l'Italia si trovi al circa il 30° posto su 60 nella media mondiale per quanto riguarda l'efficacia educativa della matematica e delle scienze nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi le vecchie elementari e le medie. Mentre si accresce fortemente il divario quando ci confrontiamo con i dati universitari. Quindi vorrei iniziare con Lorella per capire come mai le discipline STEM subiscono una flessione così forte dopo la scuola dell'obbligo e quali sono le misure che l'Italia sta adottando o dovrebbe adottare per colmare il gap di formazione in queste aree, tra primi cicli didattici e quelli successivi. Grazie Matilde, buonasera a tutte e tutti. Allora, io posso dire qual è la mia impressione, quali sono le mie considerazioni alla luce non solo dell'esperienza come docente, ma degli studi che nel mio piccolo e personalmente ho fatto in questi anni. Allora, io sarò una deformazione professionale, ma penso che uno dei problemi sia proprio la matematica, cioè il fatto che la matematica è, tra virgolette, tra le materie, non dico più odiate, ma meno empatiche, ritenute meno empatiche rispetto alle altre, dove noi vediamo proprio che c'è anche proprio questo fatto che le ragazze poi scelgono ancora di meno le materie STEM. Quindi diciamo che probabilmente abbiamo meno persone che scelgono facoltà STEM perché abbiamo meno ragazze, cioè ci priviamo di una fetta importante. Quindi questo secondo me è uno dei fatti. Allora, perché la matematica in generale non è amata, e un po' quindi anche perché le discipline STEM non sono amate, secondo me è un problema di tipo culturale, un tipo culturale che è prettamente italiano, cioè diciamo che il problema delle STEM è tra virgolette in tutto il mondo, però ci sono nazioni che lo stanno affrontando questo problema e quindi alla lunga avremo una situazione diversa e, mio avviso,
le nazioni che non lo stanno affrontando, poche, tra cui l'Italia. Perché dico che è un problema culturale? Perché lo facevo presente anche nel mio libro, ultimo libro, L'equazione della libertà, nella matematica c'è la chiave della rinascita, che è fatto apposta per abbattere tutti gli stereotipi che ci sono sulla matematica. E in generale proprio è un libro sulla scuola, sui ragazzi e le ragazze, dove parlano proprio loro e dove si abbattono una serie di stereotipi. Allora, e lì proprio dicevo questo, facevo questo esempio, che se incontriamo una persona, dico un uomo perché voglio togliere il problema che le ragazze non scelgono, quindi lo faccio generico. Se incontro un uomo, un amico, e gli chiedo che lavoro fai, e lui mi risponde faccio l'intellettuale. Ecco, io ho provato a fare questo esempio a molte persone, tutti pensano, provate a farlo anche voi, a un filosofo, uno scrittore, non so, forse magari ci si mette anche l'artista. A volte i miei studenti scherzando dicono nulla, no? Per questo un po' scherzando. Bene, lui mi risponde, io sono un matematico e lavoro al CERN di Ginevra. Ecco, nessuno pensa che il matematico, oppure potrei dire il fisico, potrei dire lo scienziato in generale, sia un intellettuale. Ecco, questo a mio avviso è uno dei problemi più grossi, così come in Italia, se tu non sai un passo della Divina Commedia è un grave errore, se non sai la legge della termodinamica, o adesso ci metterei cos'è la curva esponenziale, scusate, perché se siamo in questo problema, a me pare proprio che venga da qui, che non c'è una cultura generalizzata, scientifica. Se non sai quello, fa niente, no? Perché è questo motivo. E per questo penso che la soluzione a questo, una delle possibili soluzioni a questo problema, sia una soluzione di tipo culturale. Cioè, se noi non togliamo questi stereotipi, sicuramente nessuno si avvicinerà. Io l'ho studiato queste cose proprio per quanto riguarda la matematica. Perché dico la matematica? Perché non c'è facoltà STEM dove la padronanza del pensiero matematico, e anche lì altro stereotipo, la matematica si viene pensata come per pochi, dico pochi perché solo per pochi, non donne. Viene pensata come un insieme di procedure, quando invece è pensiero e quindi immaginazione e altro, è creatività, perché la matematica, tutti pensano alle dimostrazioni dei teoremi e nessuno pensa quanta creatività ci debba essere, che è la stessa creatività dell'artista, per i matematici inventarsi un teorema, l'enunciato di un teorema, e per i non strettamente matematici che non fanno questo, il trovare dei modelli avendo davanti una serie di dati tutti apparentemente scollegati. Che atto creativo che riesce a mettere ordine nel disordine e a renderlo poi per tutte e tutti, esattamente come un capolavoro artistico. La matematica non è donna, infatti si dice fa niente, oppure si dice non sei portata per la matematica. Ecco, essendo la matematica
la disciplina, tutti sanno, principe, non solo come pensiero, ma anche come strumento, va da sé che se io non amo questa disciplina, come faccio poi a innamorare di discipline che utilizzano questa come linguaggio? E quindi il clou è quello. Ma se e dove nasce questo stereotipo? Nasce, a mio avviso, già da piccoli. Se non alleniamo le persone a pensare matematicamente, quindi non alleniamo la creatività e l'immaginazione, come faremo poi ad avere il pensiero? Ci mancherà sempre la visione, anche qualora avessimo persone che fanno procedure. Ma che cosa succede? Che a mio avviso, meno dagli studi che ho fatto e dalle ricerche, le maestre, le docenti della primaria, lascio all'infanzia, che anche lì bisognerebbe cominciare, come si comincia con le lettere e ad allenare, no? Perché al linguaggio vengono sempre allenati i bambini e le bambine, al linguaggio invece matematico mai, ma dico le docenti della primaria, le dico al femminile perché è la percentuale più alta nelle scuole femminile, mentre poi le troviamo anche molto più popolazione i docenti maschi, beh, loro sono stereotipati, perché chi sceglie quella di fare quell'indirizzo di studi e poi di lavoro, il 90% lo fa perché non ama la matematica. E quindi se io non so neanche che cosa sia la matematica, come faccio ad amarla? Ecco lì che nascono gli stereotipi, quindi stereotipo a scuola, stereotipo culturale, lo vediamo. Cioè, lo vediamo, no? Anche lo stiamo vedendo adesso nell'epidemia, dove dissertano di scienza persone che di scienza non sono, ecco, e non c'è la capacità di capirlo, ma non importa, cioè quello che è grave è che si pensa che non importi, invece stiamo vedendo come impatti questo. Teniamo presente che la Merkel, ad esempio, ha fatto un discorso scientifico alla sua popolazione, che è stato, e se lei l'ha fatto perché è una fisica e perché sapeva che il popolo tedesco era in grado di capirlo. Ci chiediamo perché si comporta diversamente il popolo, perché ha introiettato, no? Che cos'è il numero? Che cos'è l'informazione scientifica e cos'è la scienza, e sa e non si fa la domanda perché non siete d'accordo, perché la scienza nasce dal dubbio e quindi è ovvio, se avessimo solo certezze non avremmo altre conoscenze. Quindi potrei parlare per ore, ma voglio buttare delle cose per riflettere, magari su cui non si riflette tanto. Potrei portavi tutte le ricerche, Carol Dweck, che pensiero di Daniel Kahneman e così via, che sorreggono questo, ma tu mi hai fatto l'Italia che cosa sta facendo. A mio avviso l'Italia sta facendo delle cose che non porteranno a un risultato, proprio perché secondo me non c'è questa mentalità matematica, che vuol dire visione e messa a sistema di questa visione, e quindi si fanno delle singole azioni senza avere il complesso e quindi sul perché si va a agire. Io ad esempio si utilizzano per la questione femminile spesso le role model, no? Che è encomiabile questa cosa e può essere, ma va già a agire su persone che sono già portate, che hanno già voglia di fare quello. Ma se io penso di non essere capace o che non è la mia strada, io posso vedere chiunque, riterrò sempre quella cosa per pochi.
e quindi non troverò neanche l'idea dell'avere passione, no? Quindi, a mio avviso, come ho detto prima, bisogna agire a livello proprio di sistema, quindi su più punti, utilizzando anche i media. Se noi pensiamo alla mancanza delle donne in queste facoltà, beh, pensiamo a tutti i divulgatori scientifici, cioè matematici o scientifici o divulgatori di fama. Lasciamo via i virologi che dove possiamo vedere la capo altro, ma i divulgatori, beh, voi prendete Odi Freddi, prendete Piero Angela, prendete tutte queste persone, sono tutti uomini. Allora, se ci manca anche una parte che è quella femminile, forse noi dovremmo fare in modo anche come Stato di alimentare questa e voglio dire, poi gli influencer sono comunicazione, no? Fare in modo che questa cosa passi e passi anche il messaggio che non sapere certe cose vuol dire anche, insomma, non essere intellettualmente grandi. Ma io aggiungerei anche una cosa, grazie mille perché hai dato degli spunti davvero interessantissimi e mi ricollego a quello che ha detto un uomo, ma è un grande accademico, un grande scienziato e un grande uomo, Carlo Alberto Redi, che è intervenuto ieri proprio su questo tema, cioè il problema dell'Italia. Sulle discipline scientifiche è un problema, come dici tu, culturale, ma tanto più grave al mondo d'oggi la mancanza di educazione scientifica, di visione, di progetto, di sistema porta addirittura a mettere in crisi la capacità di scelta ed esercizio anche del tuo diritto a scegliere di vivere e continuare a vivere in una democrazia. Matilde, per questo libro è stato proprio chiamato L'equazione della libertà. È un capitolo è proprio sulla matematica e libertà. Io sono stata a Quante Storie e c'era Chiara Valerio che presentava il suo libro La matematica e politica, ecco, esattamente quella cosa, infatti, ed è la mia battaglia come insegnante. Io dico sempre che poiché la matematica in una società come la nostra, e dico la matematica per quello che ho detto prima, perché è proprio la base, perché il dato, l'informazione, il numero è una cosa. Il dato e l'informazione è un'altra, ecco, le persone si fermano al numero, ecco, non lasciare fuori anche solo una persona nel non avere questa competenza, a mio avviso, vuol dire non essere uno stato democratico, perché non vuol dire non dare a tutti e tutte la possibilità di poter decidere chi essere e chi voler essere. Esatto, e soprattutto limita fortissimamente la tua consapevolezza e la tua capacità di scelta. Continua a citare questo bellissimo modo tuo di parlare tutti e tutte. Allora vorrei entrare, siccome io ti conosco, mi sono innamorata di te leggendo il tuo libro, La radice quadrata della vita, ma non tutti quelli che ci stanno ascoltando lo Il faranno. secondo è ancora più bello, faccio Certo, il un po' di secondo lo spot. prenderemo di sicuro, però a me piace tantissimo, cioè vorrei che tu ci spiegassi anche un attimo il tuo metodo didattico, nel senso che il tuo motto è non una, non uno di meno nella matematica come nella vita. E Sì. tu fai di strategia, allenamento, incoraggiamento le fondamenta del tuo metodo didattico. Insegna ai tuoi alunni che gli errori sono costruttivi, a non aver paura di sbagliare. Insegna a rompere gli schemi,
e a guardare le cose sotto luci diverse per scoprire nuove prospettive, ma soprattutto, e mi rallaccio al tuo discorso di prima, insegni a avere speranza nel futuro e fiducia in loro stessi. Sì. E quindi vorrei che spiegassi un po' come affronti in classe la matematica, anche con metodi eccentrici, nel senso appunto non canonici. Qua dovrei stare 30 anni, quindi cercherò di fare un sunto e dire questo. Allora, come hai detto tu e come ho detto prima, questa mia pratica didattica ha tre assiomi, così la dico con termini matematici, cioè tre fondamenti. Uno, che la matematica è per tutti e tutte e quindi non c'è nessuno negato per la matematica, ed è questione solo di allenare il pensiero matematico come, tra virgolette, in palestra. Cioè l'idea fondamentale è questa: se la matematica è ed è una forma di pensiero, io devo sviluppare negli studenti e nelle studentesse, devo abituarli a pensare matematicamente. Siccome si impara a pensare pensando, devo sviluppare la capacità di intuire, immaginare, progettare, dedurre e controllare, per poi quantificare e misurare fenomeni e fatti della realtà. Di solito invece si insegna a misurare e quantificare solo fenomeni e fatti della realtà, ma se si fa questo vuol dire che le persone usano le procedure anche molto bene, le sanno utilizzare, ma non le sanno applicare in contesti diversi, perché non ho sviluppato il pensiero. Quindi io lavoro quindi su quelle attività a seconda degli anni, perché io non posso, io insegno alle superiori in prima e seconda, sapere che il mio obiettivo è la deduzione, perché le ricerche ci dicono che la deduzione si sviluppa, il pensiero astratto, quindi 15-16 anni. Quindi lavoro sull'intuizione, cioè ogni classe ha un lavoro di sviluppo, come diceva Feuerstein, per la modificabilità cognitiva, lavoro su questo utilizzando diverse strategie, dal teatro, dall'apprendistato cognitivo, ma con l'idea che non faccio lezione, cioè io faccio la coach. E sei una trainer? Sono loro, cioè passo da quello che si dice sempre, dall'insegnamento all'apprendimento, cioè il focus è su lì, cioè gli lancio delle sfide alte e anche insieme agli altri poi cercano di risolverle, le risolvo sempre, e poi gli faccio fare una metacognizione, non sulla soluzione ma sul processo mentale che hanno fatto. Il secondo è, l'hai detto tu, non una di meno nella matematica e nella vita, e l'ho detto prima, e il terzo, anche quello l'hai detto ma è fondamentale, l'errore non è un limite ma un'opportunità, perché se io gli lancio una sfida alta va da sé che l'errore ci sta, come ci sta nel processo scientifico. L'errore è la riflessione sull'errore che porta ad avere nuova conoscenza. Quindi rivedo anche la valutazione, in qualche modo premio non la performance in sé, ma l'impegno e la capacità anche di lavorare con gli altri, perché la conoscenza oggi, per come è complicata, non può che essere collettiva. E quindi loro devono abituarsi a questo, ecco. L'ho detto in poche parole, però grazie. Spero di aver fatto capire. Grazie Lorella. A questo punto mi vorrei agganciare all'intervento di Birnur per darvi poi la possibilità di confrontarvi magari tra di voi
alla fine anche della loro parte di dialogo. Perché ad esempio sul tema della rete, della conoscenza collettiva, loro sono ferratissimi e mi sembra unici quasi al mondo. Birnur è turca e ha portato in Italia un bellissimo progetto di cui ci parlerà oggi, che si chiama OneGA e ho pensato di unire le vostre competenze, la vostra intelligenza in questo webinar, proprio perché per affrontare sia appunto in generale un po' la questione delle STEM. Tu dal punto di vista della matematica, loro, Birnur è un ingegnere, anche dal punto di vista dell'uso delle competenze informatiche e appunto un po' come le STEM in Italia, insomma, siamo molto, molto indietro. In Europa anche in generale, ma in particolare in Italia, lo abbiamo visto poi anche con il lockdown, come l'uso delle tecnologie digitali, invece di favorire, come dire, un'equità, no? Di trasmissione dell'insegnamento, ha allargato in maniera molto importante la forbice della dispersione scolastica, che nei 3 mesi, 4 di lockdown, dal 14% del 2018 è salita al 20%. E quindi volevo appunto fare un po' il punto anche su il tema dell'istruzione e dell'educazione informatica. Una recente ricerca dell'Unione Europea dice che i vantaggi offerti dall'istruzione informatica dalle nuove tecnologie sono in realtà numerosi, ma sottostimati o impiegati male. L'utilizzo delle tecnologie digitali, infatti, potrebbe aiutare a ridurre il divario di apprendimento tra studenti appartenenti a livelli socio-economici diversi. E lo studio personalizzato garantito dagli strumenti informatici può anche incrementare la motivazione degli studenti. È su questo che vorrei dare la parola a Birnur Yavuz, chiedendole, in base alla esperienza sul campo con OneGA, se ci può raccontare in che modo riuscite effettivamente a rendere la scienza e la tecnologia accessibili anche a giovani appartenenti a categorie socio-economiche molto svantaggiate, anche in zone molto arretrate, quasi non, possiamo, come diceva anche Lorella, parlare anche di un analfabetismo di tipo matematico-tecnologico. E soprattutto, che risultati vedete nei giovani che coinvolgete nel vostro progetto? Grazie mille. Allora, io da quando mi hai chiesto di partecipare, ho riflettuto molto e in qualche maniera avevo anche preparato mentalmente una sorta di anche di presentazione. E poi è successa una cosa stamattina molto particolare. Io ho pochissimi ricordi della mia infanzia, non perché sia stata brutta, ma non tutti se la registrano, e io ho questa sensazione di non ricordare moltissimo. Invece stamattina mi sono svegliata con questo ricordo molto forte per me, forte e interessante. Innanzitutto, vabbè, poi andrò a legare al fatto che sono un ingegnere, sono una donna, ho fatto un percorso scientifico, e da lì io sono tornata un po' indietro chiedendomi: ma per me è stato abbastanza naturale questo percorso, ma com'è che è avvenuto? Cioè, non mi sono fatta granché domande, e spesso alla fine il mio percorso è stato un po' da sola come femmina, perché pochi maschi ci sono nel nostro ambito. E ritornando, ho visto questo, che a parte che è vero, ho un padre, anche lui un ingegnere, lavora nel mondo della grande edilizia, cioè le dighe, costruzione di queste dighe,
E perciò io ho fatto la mia infanzia in questa realtà, non so, sapete che cos'è ovviamente una diga, sono quando tu trovi due belle montagne vicine e stabili, costruisci uno sbarramento e poi hai questo lago bellissimo che viene creato, no? Però questa è una cosa che non avviene in pochissimi giorni, ci vogliono centinaia e centinaia di persone che lavorano, e 10 anni, circa 5-10 anni di costruzione. Perciò chi lavora lì con le loro famiglie si trasferiscono in questi posti che non sono centri abitati, immaginate proprio in un posto molto molto distante dai centri abitati. Si crea un mondo lì, un mondo per queste centinaia di famiglie, dagli operai, dagli ingegneri, da progettisti, tutto quello che si può immaginare, è un mondo con i loro familiari. Sei immerso nella scienza, in realtà. Mi sono resa conto che ero immersa nella scienza. Lì all'interno hai la scuola elementare, le medie, il liceo. Sono gli insegnanti che arrivano apposta per insegnare ai familiari, ai bambini di queste persone. E sono tutti in classe, sono misti, cioè di ogni tipologia, ogni socio-economico. Non c'è una divisione al quale viene fornito questo accesso alla scienza, perché gli insegnanti che arrivano sono appassionati di questo ambito, vengono lì dalla matematica, fisica, perché è tutto molto anche quotidiano, no? Ho questo ricordo proprio che c'erano dei momenti speciali dove anche le famiglie alle 2 del mattino, alle 3, dove c'era l'apertura di questo tunnel, dopo tanti anni di lavoro, ma avverrà o non avverrà, funzionerà o non funzionerà, l'agitazione era unica e tutti noi andavamo a vederlo, e questa, se non è scienza, effettivamente mi sono chiesta che cosa è. E da lì sono partita, e effettivamente, vabbè, come hai detto, io sono di origine turca. Sono in Italia adesso ormai 30 anni, sposato con un italiano, ma ho proseguito poi questa, diciamo, esperienza nell'ambito scientifico anche qui, facendo diciamo CEO di una realtà multinazionale, la sede italiana, e da lì poi ho fatto anche un salto nella parte più digitale, perché il nostro campo è sempre l'acqua, ma modellistica numerica. E a questo punto quello che ho visto è che in quell'occasione, in quella situazione dove tutti i bambini di ogni tipologia in un territorio irraggiungibile per milioni di motivi, dove invece avevano portato la conoscenza della scienza, persone che erano appassionate, come diceva la professoressa prima, perché amano la scienza, che sono riusciti a trasmettercelo senz'altro. E a questo punto è avvenuto effettivamente dal semino a poter poi andare avanti, ad essere appassionati e seguirla. Io poi, venendo in Italia, con il collegamento che ho con la Turchia, questa realtà YGA come hai citato tu, e ho voluto poi portarlo anche qui in Italia. Ma in YGA Turchia cosa hanno fatto? Sono partiti proprio da questo punto, dal 2018 è nata per loro iniziativa una campagna di mobilitazione scientifica chiamata The Science Movement, grazie alla quale ogni anno i volontari di YGA Turchia organizzano dei workshop e dei laboratori scientifici interattivi proprio nei villaggi più poveri del paese. In questo workshop i volontari fanno usare ai bambini questi speciali kit di robotica che si chiama Twin per il fatto che se uno acquista una scatola, la seconda viene regalata in una scuola a qualche bambino che non ha disponibilità, e molti dei quali vengono poi regalate alle scuole. Una breve parentesi, questa Twin è un'iniziativa nata nel 2017 e poi diventata una realtà startup grazie a 4 ragazzi che si sono incontrati durante il programma di formazione di YGA come volontari. Attraverso questi moduli, che sono dotati di luci, sensori, buzzer, tutto collegato con i pezzi di Lego, i bambini riescono a costruire facilmente tecnologia all'avanguardia come robot o le macchine anche autonome.
La cosa sorprendente è proprio questa, che a partire da semplici pezzi i bambini riescono a realizzare modelli tecnologici piuttosto complessi. Così si trasmette loro l'idea che la scienza può essere semplice, divertente e per tutti, scardinando quell'immagine che diceva anche precedentemente la professoressa, che è una cosa noiosa, quell'immagine a cui siamo stati abituati a pensare alle discipline STEAM, dove abbiamo aggiunto una A che è la arte per noi, effettivamente, come materia noiosa, troppo difficile, che se non si è sufficientemente intelligenti per comprenderla, e soprattutto per maschi, è un qualche cosa che forse è dedicata ai maschi. E noi di YGA Italy, noi abbiamo voluto proseguire la missione di disseminazione scientifica iniziata in Turchia, portandola qui sul nostro territorio, che come evidenziano le statistiche internazionali è ancora fortemente arretrato sul piano di formazione scientifica. A luglio del 2019 abbiamo così inaugurato, grazie anche a una collaborazione con il Politecnico di Torino, la campagna Science Among Youth. Sotto qui abbiamo avviato questo progetto che citavi prima, As Twin We Grow, che poi Allegra ce la descriverà. Come in Turchia, il progetto As Twin We Grow consiste nell'organizzazione di workshop scientifici, con i set di twin per bambini. Adesso abbiamo un mini video, breve video, se riusciamo poi a lanciarlo dopo, vedrete, raccontarlo più difficile che guardarlo nell'immagine. E questo twin per bambini delle scuole primarie di Torino più svantaggiate. Purtroppo fino alla fine del 2019 siamo riusciti a fare solo un paio di laboratori dovuto poi al blocco, al lockdown. E poi durante il lockdown ci ha permesso poi di creare altri progetti, del quale poi ne parleremo tra poco. Se vi va bene, volevo far vedere solo brevemente questo video. Kızlar, 7 ay isteyen çıkabilir. Teneffüsünü çaldı, çıkabilirsiniz. O kadar parlak, o kadar zeki çocuklarımız var ki o parlak beyinlerle bizim yarınlarımız çok daha aydın. Semih'i televizyonda gördüğümde çok sevindim, çok gururlandım. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için. Aman kuzum ama. Birnur, la cosa che mi viene in mente vedendo questo video. Come è andata oggi? Sì. È stato bello? Cosa ti è piaciuto di più? Quando abbiamo fatto muovere le macchine, che il nostro lavoro sia è riuscito. Sì. Quanto costruivamo quei robot. Ci avete dato dei buoni suggerimenti perché ci avete fatto capire cosa sono i pezzi e metterli insieme cosa si forma. All'inizio credo che era molto difficile, ma dopo ho capito che era facile. Thank you.
Eccoci. Ecco, Virnur e Allegra. Tra l'altro, la cosa molto bella del vostro approccio è proprio che utilizzate la trasmissione del sapere tecnologico-scientifico tra generazioni e tra giovani verso giovani più piccoli, nel senso che il core di 1GA non è tanto il laboratorio scientifico, che è bellissimo, che voi portate all'interno delle scuole, ma è la formazione di giovani, e Allegra adesso ci darà la sua testimonianza, agli ultimi anni di università, nei laureati o ricercatori in discipline scientifico-tecnologiche, che poi dedicano il loro sapere per iniziare ad una alfabetizzazione scientifica i bambini degli elementari. Quindi questa, forte poi coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, verso la trasmissione di un sapere che loro hanno scelto, a invece ai piccolissimi, in modo che anche questi piccolissimi, quando saranno più grandi, possano intraprendere un tipo di formazione e poi di lavoro in questa direzione. Quindi passerei la parola ad Allegra Lavazza, perché intanto ci possa raccontare un po' della sua esperienza all'interno del processo di formazione di 1GA, e poi se ci racconta anche ovviamente come ha affrontato il lockdown nella trasmissione didattica appunto dei laboratori. Allora vorrei partire, Matilde, rispondendo alla seconda parte della tua domanda, per cui come avete visto dal video noi diciamo come associazione ci proponiamo appunto di svolgere questi workshop interattivi con sfondo scientifico per i bimbi all'interno delle scuole. Quando è arrivato il lockdown si è chiuso tutto, le scuole sono chiuse, per cui noi ci siamo ritrovati in un momento un po' con le mani in mano, per cui ci siamo chiesti come possiamo fare a questo punto per continuare la nostra missione di disseminazione scientifica verso i bimbi, e per cui abbiamo avuto quest'idea di portare appunto la scienza a casa. E infatti poi, diciamo, dopo le prime settimane di lockdown abbiamo contattato una seconda elementare di una scuola di Torino e abbiamo ideato per questa classe una serie su YouTube che si chiama appunto 1-2-3 Scienza. Quindi io insieme ad altri due miei amici volontari, ogni martedì e ogni venerdì ci collegavamo in diretta su YouTube e spiegavamo ai bimbi come fare dei semplici esperimenti che loro stessi potevano realizzare a casa con materiale anche molto facile da reperire, e in più spiegando anche ovviamente loro anche i concetti scientifici che stavano dietro a ciascun esperimento. E diciamo che come ogni idea, ogni volta che si vuole creare un progetto ci si focalizza tanto sull'idea, sulla sua realizzazione, per cui diciamo che tutte le riflessioni e la metabolizzazione di ciò che stavamo facendo, in che contesto lo stavamo facendo, perché era un contesto unico, quello del lockdown, sono venute poi dopo, oppure mentre facevamo appunto la serie. E una delle riflessioni che, diciamo, a cui mi sento anch'io più legata e più vicina, è proprio il fatto che facendo questa piccola serie per i bimbi, in realtà abbiamo svelato anche un po' quella che è l'aspetto più intimo, un po' più familiare delle materie STEM. Infatti mi ha colpito molto prima una frase che aveva detto la professoressa, ovvero che spesso noi ci rapportiamo a queste materie come se fossero materie poco empatiche, no? Che noi sentiamo poco umane da un certo punto di vista. E invece attraverso questa piccola serie, diciamo,
noi le abbiamo sentite proprio casalinghe, quasi veramente familiari, per cui il laboratorio, cioè ad esempio la cucina di casa nostra è diventato un po' il laboratorio chimico per eccellenza. E quindi abbiamo anche, non so, io stessa come studentessa di ingegneria anch'io mi sono allontanata un po' da quella visione che vede le scienze come quella sfera proprio della conoscenza lontana e prettamente accademica, ovvero che si può imparare soltanto stando dietro i banchi di scuola, mentre in questo caso noi in qualche modo, sia per noi volontari che creavamo i progetti, sia per i bimbi, l'abbiamo proprio portata dentro casa. E in più, diciamo, avendo scelto come strumento proprio per attuare il nostro progetto il digitale, ovviamente ci si è aperta tutta quella porta che sta sotto il grande cappello appunto di didattica online. E in questo senso, diciamo, il digitale ci ha veramente aperto le porte dei nuovi orizzonti, perché il digitale in questo senso può veramente offrire di creare e trovare soluzioni assolutamente uniche e originali e anche piuttosto semplici. Cioè noi in realtà per fare questo piccolo progetto che abbiamo semplicemente dovuto imparare come avviare una diretta su YouTube, però per dirvi, mio fratello quando aveva 11 anni riusciva anche lui a fare le dirette su YouTube, per cui insomma una cosa che può fare persino un bambino di 11 anni, per dirvi che in teoria non è così complicato. E poi riflettendoci ovviamente sopra, questo ci ha colpito più indirettamente che direttamente, essendo noi non insegnanti e non lavorando dentro le scuole, però la didattica digitale ha veramente anche la potenzialità di scardinare quelle che sono anche un po' le dinamiche che si creano entro una classe tradizionale, in cui viene applicata ovviamente per la maggior parte delle volte quella didattica di tipo frontale. La didattica digitale in questo senso le scardina, perché a seconda di come la si applica può veramente, diciamo, portare sullo stesso livello i ruoli insegnante-allievi, può creare più interazione tra gli stessi e può anche monitorare, diciamo, il processo di apprendimento e di formazione dei singoli studenti, per cui la didattica in questo senso, se applicata al digitale, può anche diventare una didattica personalizzata. E in questo mi piace molto, diciamo, citare questa frase di Sal Khan, che è un ragazzo che ha creato questa piattaforma gratuita di didattica online pazzesca che si chiama Khan Academy. E lui dice: usate la tecnologia per umanizzare le classi, che se ci pensiamo è un po' paradossale pensarlo, perché effettivamente quando pensiamo alla tecnologia noi pensiamo a qualcosa di alienante, che si allontana proprio dall'umano, e invece in questo senso veramente diciamo la tecnologia può aiutarci a trovare una dimensione umana nella classe, che spesso invece persino nella didattica tradizionale si perde. Però noi, diciamo, come volontari, parlando anche parecchio con l'insegnante di questa scuola, abbiamo anche dovuto far fronte a quelli che sono stati i problemi dell'emergenza, non solo sanitaria ma anche appunto digitale, per cui noi siamo stati fortunati perché noi abbiamo contattato un insegnante giovane, per cui un insegnante che sapeva, che sa utilizzare gli strumenti tecnologici e che sapeva a sua volta aiutare i genitori a farli usare agli stessi bimbi. Ma lei ci ha raccontato che persino nella sua stessa scuola molti insegnanti, soprattutto quelli della fascia più anziana, non riuscivano a utilizzare gli strumenti tecnologici, e per cui non riuscire nemmeno a fare le lezioni online. Per non parlare anche del fatto che tanti bimbi purtroppo sono in famiglie in cui magari non si possiede una connessione internet oppure persino gli stessi strumenti tecnologici. Qui, diciamo, vorrei collegarmi al fatto che in questo senso, come hai detto tu Matilde prima, la mia generazione in questa particolare circostanza, secondo me, riveste un ruolo importantissimo, per cui noi nativi digitali
veramente possiamo essere un ponte, diciamo, transgenerazionale, sì, tra bimbi e un po' più grandi, quindi ragazzi più o meno della mia età, ma anche tra noi più grandi e le persone anche più anziane, per cui ad esempio come quegli insegnanti che non hanno le competenze per trarre il massimo vantaggio da quegli strumenti digitali che ormai è evidente che sono super, più che mai necessari per portare avanti la didattica in questo periodo. Mi piacerebbe davvero sapere che cosa ne pensa anche Lorella rispetto a questo tema e se la scuola italiana è preparata per affrontare non solo una rivoluzione scientifica ma anche una rivoluzione tecnologica e digitale. Grazie, no, io penso che bisogna fare molte riflessioni perché oggi la trasposizione è semplicemente utilizzo questo strumento per fare la classica lezione, come diceva prima, frontale. Ecco, no, io penso che in Italia ci sia bisogno, perché non lo si fa da molto tempo, di una riflessione pedagogica su che cosa questo strumento, questi strumenti ci possono dare. Cioè, io non dicevo l'altro giorno ai miei studenti come posso, già in classe io lavoro sempre a gruppi, non sono mai alla lavagna, come posso adesso addirittura con questo strumento che mi media anche la presenza fisica e quell'empatia a fare una lezione, ma non ci penso neanche. Quindi ho chiesto loro, facciamo assieme una riflessione come questo strumento mi permette, mi riaggancio all'umano, mi permette di restare comunità, perché è una cosa che io continuo a dire in questo periodo quando si dice la scuola è chiusa, no, è chiuso l'edificio, ma la scuola siamo noi, è la nostra comunità, è un noi, io imparo da loro e loro imparano da me. Quindi l'idea è riflettiamo come in questo momento possiamo tenere questo noi e farlo evolvere, magari un domani anche quando l'edificio riaprirà potremo utilizzare questi strumenti, quello che abbiamo imparato per mantenere questo noi. Grazie mille a tutti, arrivederci. Grazie, grazie Matilde, grazie Lorella. Arrivederci, a presto.